Voglio dare il benvenuto a un carissimo amico, davvero, un carissimo amico che, insomma, con Pannella c'entra molto e con le sue battaglie, che è Beppino Englaro. Beppino, benvenuto qui da noi a Piazza Pulita. Sono felice che tu sei qui e voglio ricordarlo, credo che tutti ti conoscono, però, insomma, Eluana, tua figlia, ha trovato pace il 9 febbraio del 2009 dopo una vicenda straziante, lunghissima, una battaglia politica enorme che tu hai fatto e che continui a fare per dare seguito a una sua esplicita volontà, è stata in coma per tanti anni, che non venisse tenuta artificialmente in vita in modo così disumano. Tu la tua battaglia l'hai vinta e diciamo, la continui a e continui a batterti. Però nel nostro paese, diciamo, io vedo ancora tanta ipocrisia, tante pacche sulle spalle, tanti evviva Pannella, appunto, per dirti uno che ha sostenuto le tue battaglie, ma poi il paese non è cambiato. No, per me il paese è cambiato, vedi questa vicenda. È passato quasi un quarto di secolo, Sì. dal lontano 18 gennaio del 92, e lì io ho trovato il deserto, però oggi l'autodeterminazione terapeutica è arrivata, diciamo, ha raggiunto il suo obiettivo. È chiaro dal punto di vista giuridico che l'autodeterminazione terapeutica non può, addirittura non può neanche incontrare un limite, anche se ne consegue la morte. Manca una legge. No, alla legge, cioè, loro devono adesso, perché appunto l'autodeterminazione è arrivata in porto, e quindi loro sono costretti a fare una legge per attuare questo diritto fondamentale. Non hanno scampo, perché le risposte dei massimi organi giurisdizionali sono arrivate. Sono arrivati prima i giudici del Parlamento. Beh, quasi, ultimamente è quasi sempre così. È quasi sempre così, ma quindi è chiaro adesso. Quindi la Corte Costituzionale si è espressa, cioè no, la Corte Suprema di Cassazione si è espressa con la sentenza del 16 ottobre del 2007, dove è chiarito che l'autodeterminazione terapeutica è un diritto fondamentale e non c'è verso. Adesso serve una legge sul testamento biologico, una legge che permetta alle persone di decidere, no? E di... No, come effettuare questo diritto? Com'è Esatto. possibile? Ma il diritto esiste già, è chiarito. Ci è voluto quasi un quarto di secolo. Io paragono sempre la vicenda di Eluana a quella di Nelson Mandela. Nelson Mandela, per rivendicare il più banale dei diritti, la parità fra i bianchi e i neri, è rimasto in galera 28 anni. Eluana, che era veramente avanti per quanto riguarda il suo inesausto. Il suo inesausto diritto alla libertà, veramente. E quindi lei praticamente noi abbiamo dovuto portare avanti questo suo inesausto diritto di libertà ed è arrivata in porto. Quindi loro hanno detto che questa autodeterminazione, che per l'Eluana era, per noi famiglia, era già chiara nel gennaio del 92, però per arrivare diciamo, al riconoscimento dei massimi organi Siamo giurisdizionali, arrivati al 2009. nel 2009. Quindi, come ho già detto, Nelson Mandela è rimasto 28 anni in galera, e Eluana è rimasta 17 anni e 22 giorni, 6.233 giorni. Questo è il libro che tu hai portato. Eluana, 6.233 giorni, seguito da conversazioni con Beppino Englaro. Che cosa vuoi raccontare? Che cosa ci racconti in questo libro? Questo è un graphic novel, in modo che anche i giovani, che è un modo, diciamo, di comunicare adatto ai giovani, e questo mancava. In questa vicenda ci sono stati dei film, dei pezzi teatrali e via dicendo. Mancava questo e noi abbiamo portato in porto anche questo per i giovani. Senti, Sì? Beppino, tu hai conosciuto Marco Pannella? Sì, l'ho conosciuto. Senz'altro, no, ma Marco Pannella, lui si è occupato veramente alla grande di tutti questi diritti fondamentali. Io mi sono occupato di un solo diritto, che è l'autodeterminazione.
l'autodeterminazione. E quindi la cosa principale è di arrivare in porto con questo, in una maniera definitiva. Fare una legge, serve una legge dello Stato che a questo punto ci è dovuta, ma è necessaria. No, guarda Corrado, c'è la legge principale che è la Costituzione. E quindi in base a questa legge qualsiasi persona che si vuole autodeterminare oggi lo può fare. E allora e avanza solamente. E allora che cosa ci serve una legge sul testamento biologico, per esempio? È come un decreto attuativo praticamente. Ah, ok, quindi questa legge sul testamento biologico sarà il decreto attuativo di una legge che esiste già. Esiste nella nostra Costituzione esiste questa la libertà e questo di autodeterminazione della persona, che è quella che ha espresso Eluana nel lontano 1992. Cioè, per noi era perché lei si era espressa in famiglia. E c'è una lettera anche dell'Eluana che neanche un mese prima del suo incidente, nel Natale del 91, dove lei parla dei rapporti familiari. È chiaro, lei si è trovata nella condizione di non aver più voce. Ci riferiamo sempre all'autodeterminazione delle persone che lo aveva detto prima di questo incidente, ovviamente aveva detto chiaramente che lei non avrebbe voluto rimanere in una situazione di coma irreversibile. Si era espresso nello specifico dicendo questo, per lei che altri potessero disporre della sua vita non sarebbe mai sognato. Ecco dove è stata l'evoluzione, ecco perché la famiglia era troppo avanti, perché noi avevamo una posizione univoca. Per noi che l'Eluana potesse autodeterminarsi in base a quello a come si era espresso nello specifico della situazione nella quale si è venuto a trovare, era la cosa più ovvia, più banale del mondo. Io posso dire una cosa sola, sì. Una sua amica che aveva frequentato con lei i 5 anni del liceo linguistico Lecco, che oggi è un avvocato civilista e penalista, che è stata la prima a parlare con i medici, che gli hanno spiegato la gravità del danno cerebrale e cervicale della ragazza, questa ragazza per prima si è espressa per se stessa quello che avrebbe voluto l'Eluana in questa situazione. E non ha avuto dubbi di sorta, perché la conosceva bene. L'Eluana, vista la gravità di questa situazione, avrebbe detto un semplice no grazie all'offerta terapeutica. È questo che noi eravamo così avanti. E noi, per trovare questa possibilità, cioè l'autodeterminazione che non può incontrare un limite anche se ne consegue la morte. È chiaro, se uno dice no grazie all'offerta terapeutica ne consegue la morte. Certo. Ma una ragazza come lei, ecco, non aveva il tabù della morte. Il suo tabù era la profanazione del suo corpo, cioè capitare in mani altrui. E questo... Beppino, è chiarissimo. Ti posso chiedere... Voglio tornare un attimo a tutti questi applausi per Marco Pannella, questa attenzione verso di lui. Tu non ci cogli come Emma Bonino anche un po' di ipocrisia? Cioè, questo è un paese dove per ottenere questi diritti, no? Per riconoscere questi diritti di cui ci hai parlato tu stasera e tanti altri, ci vuole un tempo infinito rispetto ad altri paesi. Cioè, è un paese dove uno come Pannella è stato un po' un profeta nel deserto. Un uomo, non dico da solo, ma diciamo un'estrema minoranza. Però poi quando muore tutti lo acclamano. È strano, no, tutto questo? Ma guarda Corrado, io sono stato per parecchi anni un randagio che abbaiava la luna. Il fatto di rivendicare l'autodeterminazione terapeutica per la ragazza che si era espressa. Quindi l'evoluzione culturali hanno i loro tempi, Corrado, e non c'è verso. Questa, la vicenda di Eluana lo dimostra. C'è voluto questo tempo, però l'autodeterminazione terapeutica per le persone non più capaci di intendere e di volere, che si possono esprimere, perché quello che viene chiamato normalmente testamento biologico, sono disposizioni. Quello che deve fare qualsiasi persona che non vuole andare incontro a quello che è andato incontro l'Eluana... Deve esprimere una volontà chiara, giusto? Nero su bianco. Scriverla. Io voglio che, nel caso che accada questa cosa, voglio che si possa staccare la spina, non ci sia accanimento nei miei confronti, accanimento terapeutico, non ci sia un mantenermi in vita artificialmente, perché questo io non lo voglio, è così, giusto? Cioè, non ci può essere nessuna imposizione terapeutica, esatto. E grazie all'Eluana, e anche nessun abbandono terapeutico, perché la posizione dell'Eluana era veramente estrema.
Cioè, se dipendeva da lei, lei si sarebbe evitata tutto quello che dice. Certo. Perché per lei, come ha detto questa sua ragazza, per lei avrebbe detto quel famoso semplice no grazie, cioè di andare oltre. Perché senti, tu hai detto, Peppino, per fare la rivoluzione ci vuole tempo e ci è servito molto tempo. Per fare la rivoluzione ci vogliono anche però persone corace, tenaci e coraggiose come te. Ma vedi, uno che ha avuto il privilegio... Cioè, se non c'è un uomo che si mette di traverso, che si mette davanti a un carro armato, che si mette davanti al Parlamento, che si mette davanti al corpo di sua figlia, no? E si batte fino in fondo per un riconoscimento di un diritto, c'è sempre una persona, no? Che deve battersi, deve cominciare. E forse ce ne sono troppo poche in questo paese. Sì, perché c'è tuttora ancora molta confusione, molta disinformazione. Però ci sono queste sentenze che hanno chiarito, perché la Cassazione ha chiarito, anche il Consiglio di Stato, perché il comportamento del governatore della Lombardia o del presidente della Lombardia, Formigoni, è stato illegale, perché la ragazza aveva diritto di avere la struttura sanitaria per attuare il decreto in Lombardia, e lo dice chiaramente, quindi i suoi convincimenti non hanno niente a che vedere. Peppino, sei stato risarcito per tutto questo tempo di attesa? E la sentenza ha già stabilito, la sentenza del 6 aprile di quest'anno ha già stabilito il risarcimento. Adesso bisogna vedere se loro vogliono ricorrere di nuovo al Consiglio di Stato, ma è già stato chiarito tutto. Ecco per quello che dico, per quanto concerne questa famosa, queste disposizioni anticipate di trattamento, che vengono cioè semplificato giornalisticamente testamento biologico, è un decreto attuativo, è una cosa dovuta che ormai deve essere fatta per forza e speriamo che venga fatta, diciamo. Ma nessuno potrà più settimane. Ostacolare una sì, volta. Però noi la vogliamo questa legge, vogliamo che sia nero su bianco approvata dal Parlamento italiano. Ma anche senza legge, il cittadino che deve sapere che l'approfondimento costa fatica. Ecco, certo. L'approfondimento costa fatica. Io l'ho già fatto, ma io vorrei vedere se, trovandomi nella situazione di Eluana, un medico mi dà le risposte che ha dato all'Eluana, cioè io non posso non curare fino alla cessazione irreversibile, fino alla morte cerebrale. No, una volta che io dico un semplice no alla rianimazione ad oltranza, perché a pochi è dato di sapere fino a che punto si può spingere alla rianimazione nel creare condizioni di vita estranee al modo di concepire l'esistenza del cittadino. Il problema di fondo è l'approfondimento. Una volta che viene fatto l'approfondimento, il cittadino, se lo vuole, perché non è obbligato a fare l'approfondimento, ma una volta questa vicenda consente, attraverso un approfondimento, di esercitare questa libertà e questo diritto fondamentale anche senza la legge. È chiarissimo. Index ha sondato, tornando a Marco Pannella, le sue battaglie. Quanto sono popolari nel nostro paese? I dati sono sorprendenti, secondo me. Le battaglie di Marco Pannella, il divorzio, l'89% degli italiani è favorevole, testamento biologico 71,5%, aborto 63,4%, eutanasia, un tema che divide tantissimo nelle discussioni, ma l'eutanasia, secondo Index, trova favorevole il 58,9% degli italiani, contrario il 38,6%. Non sa solo una piccola parte, quindi le idee sono chiare. Amnistia 36%, legalizzazione di droghe leggere 29,3%. Eluana, 6.233 giorni, graphic novel sulla storia di tua figlia. Corrado, bisogna ricordare ancora una cosa, sì. Che l'autodeterminazione è una cosa e l'eutanasia è un'altra, certo, quindi l'autodeterminazione certo. Non ha niente a che vedere certo, con l'eutanasia. Certo, sull'eutanasia ne dobbiamo discutere, è un altro tema, è un'altra questione, è molto complessa, ma non c'entra niente con la vicenda di cui stiamo parlando adesso. Perché l'autodeterminazione, quando sono capace di intendere e di volere, la posso esercitare. Certo. Quando non sono più capace di intendere e di volere, attraverso le mie disposizioni, la posso esercitare. Perché la Costituzione italiana non lascia discriminare le persone per la loro condizione. Certo. E sia chiaro, dobbiamo quindi, che io sia capace o non capace dobbiamo di intendere, esprimere, attraverso queste quando siamo capaci di intendere e volere, le nostre volontà. Ma nero su bianco, chiare e in grazie a Beppino Englaro. Grazie, bocca al lupo, di nuovo.